Il Molise è l'unica regione d'Italia a statuto ordinario a non aver legiferato nei tempi imposti dalla legge per recepire il decreto Monti sui tagli alle indennità dei consiglieri e sull'abbattimento del finanziamento erogato ai tanti, troppi gruppi consiliari di Palazzo Moffa. L'allarme lo ha lanciato ieri Marcello Veneziale. La nuova normativa parla chiaro. Le regioni che sono andate al voto lo scorso mese di febbraio, ovvero Lazio, Lombardia e Molise, avevano 3 mesi di tempo dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale per adeguarsi. Lo hanno fatto invece, rispettando i termini, solo Lazio e Lombardia, ma il Molise no. La domanda semplice che corre sulla bocca dei molisani è una e una sola: perché? La risposta però non c'è, o tutto al più è la solita: stiamo vedendo, stiamo facendo, faremo. Politichese puro, che sa di vecchio e delude completamente le attese di tutte le persone che credevano in un cambio di passo. Ora, dopo lo schiaffo dato da Marcello Veneziale all'intero Consiglio regionale, anche loro hanno perso totalmente la fiducia. Le speranze si sono infrante, forse irrimediabilmente, contro la testardaggine di un ceto politico che continua a pensare solo a se stesso, ai suoi interessi privati, al suo portafogli. Gli elettori ormai lo hanno capito e ne parlano col sangue avvelenato. Non hanno recepito il decreto Monti, dicono, per poter incassare fino all'ultimo minuto utile le vergognose indennità da 10.000 euro netti al mese e centinaia di migliaia di euro dei gruppi consiliari da dilapidare in clientelismo elettorale, grandi abbuffate e locali a luci rosse. Ma non si sono accorti invece che stanno dilapidando anche la politica, dicono indignati. Non a caso Marcello Veneziale si è ribellato per cercare di salvare il salvabile, per ridare dignità alla politica. Paolo Frattura e la sua giunta c'entrano poco o niente, impegnati come sono in tante situazioni drammatiche che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro. Ma il Consiglio regionale cosa ha prodotto in oltre 3 mesi di attività? E le opposizioni dov'erano? E gli autorevoli eletti del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico e Patrizia Manzo, perché non hanno presentato una loro proposta di legge per ridurre i costi della politica, limitandosi solo a rinunciare a una parte della loro indennità? Questo modo di intendere e di fare la politica non ci piace e soprattutto non piace ai molisani, sempre più nauseati dai privilegi della casta.